Salve a tutti cari pazienti e benvenuti in questo nuovo video dedicato alle mie avventure in giro per il mondo. Quello che vedrete fra qualche istante è un riassunto della mia partecipazione al GameX di Carrara 2024, evento dedicato a fumetti, videogames, cosplay e via dicendo, che ha avuto luogo nell'omonima ridente località marittima toscana. Una manifestazione a cui io in effetti non avrei dovuto partecipare. O meglio, la mia visita non era in programma. In tutta sincerità, fino al mese scorso nemmeno sapevo che esistesse una fiera di questo tipo a Carrara. Ho quindi organizzato tutto in gran segreto, sia perché fino all'ultimo non ero sicuro di riuscire a prenotare in tempo, che ne so, B&B, trasporti, eccetera, sia perché l'obiettivo più importante era riuscire a fare una sorpresona ai tanti amici che sarebbero stati lì anche in qualità di standisti. Il tutto con la complicità dello stramaledetto Maolo, pure lui presente all'evento. Insomma, sono andato all'arrembaggio e mi sono sparato la fiera in modalità visitatore, con tutta calma e tranquillità. Anche se un bel po' di voi mi hanno scovato ugualmente, io non so ogni volta come ci riusciate, ma è incredibile. Comunque sia, mettetevi comodi e preparatevi a viaggiare fra videogames, bancarelle ed esperienze gastronomiche da incubo. Cuore di cobra? Delizioso. Delicious. Ho mangiato cose che voi umani... ma lo vedrete. Quindi iniziamo subito. Ma a proposito di viaggi, vi ricordo che sono ancora aperte le iscrizioni al primo viaggio in Giappone dedicato al nostro canale. Una settimana bella piena di retroacquisti sfrenati, mangiate spudorate e pure la partecipazione alla puntata della serie regolare di Doctor Game che verrà registrata proprio fra le strade di Tokyo. Non perdete l'opportunità di entrare nella storia di questo canale. Robe folli, ricordi da tramandare ai vostri nipoti quando sarete decrepiti, esperienze di vita irripetibili, una cosa che... vabbè, la smetto. Trovate tutte le info, come sempre, su drgame.rubytravel.it. Buttateci un occhio e valutate bene, mi raccomando. Vi ricordo anche il meraviglioso e finalmente pertinente nuovo sponsor del canale, Instant Gaming. Non credo che esista sul serio servizio migliore quando si parla di acquisto di giochi in digitale. Ma come diavolo fanno a fare sconti fuori di testa anche sui giochi appena usciti? Mistero. In questo periodo hanno promozioni persino sulla Director's Cut per PC di Ghost of Tsushima, insomma quello lì coi samurai, lanciata da pochissimo. Insomma, accedete a Instant Gaming tramite il link che trovate qui sotto in descrizione e date un occhio al loro catalogo, non ve ne pentirete. Sempre in descrizione trovate anche il solito link per partecipare al loro giveaway gratuito. Si vince un gioco a scelta al mese, quindi basta cliccare sul tasto per partecipare e incrociare le dita. Meglio di così. Ma bando alle ciance ed iniziamo. Dunque, ore 5:30 di sabato 4 maggio 2024. Fresco come una rosa tirata sotto da un autoblindo, mi trascino in auto per nulla pronto ad affrontare un viaggione da circa 4 ore fino alle bellissime spiagge della Versilia. Ma il mio fine ultimo non è quello di sguazzare in mare mostrando le chiappe chiare, ma piuttosto di tuffarmi in un oceano di nerd sudaticci e gadget di qualità imbarazzante. Non vedo l'ora. E quindi dai che si parte. La strada prese a scorrere veloce sotto le mie ruote, mentre il sole cominciava a spiegare i suoi raggi come brillanti ali fatte della stessa sostanza dei chite morti. Ma porca vacca, sono passato da temperature invernali ad autunno nebbioso fino alla piena estate in appena 3 ore scarse. Che bello maggio, eh? Vabbè, finalmente, tutto anchilosato e con la voglia di gettarmi sotto un camion carico di Voltaren, arrivo al GameX di Carrara. O meglio, a quella che è l'anteprima del GameX di Carrara. Ecco, se c'è una cosa che mi piace sempre di queste fiere è il riuscire a sgattaiolare dentro prima dell'effettiva apertura al pubblico, quando l'atmosfera è tersa, regna la tranquillità e l'unica cosa che si muove sono gli standisti che, febbrili, danno le ultime sistemate ai loro banchetti. Guarda, guarda che posti carichi di possibilità, di esperienze, di emozioni ancora da esprimere. Ah, che calma, che serenità, che cazzo! Vabbè, niente, la pacchia è durata poco. Vabbè dai, andiamo a salutare un po' di gente che non ha la minima idea che io sia qui. Eccolo! Il Dottor Game è qui!
Quanto tempo! Ciao! Come va? Come va? Bene, bene, bene. Allora, aspetta, volevo dire una cosa, no? Sì. Laura, la mia compagna, visto che ho fatto una breve carrellata di casa, per te cos'è questa roba qua? Ecco. Beh, no. Te la meriti. Ciao Luca! Ciao dottor Game! Oh, bene, missione sorpresona compiuta. Direi che possiamo andare a curiosare un po' in giro. Quindi facciamo che mi sto zitto e lascio spazio alle immagini, condite come sempre da affascinante colonna sonora di sottofondo. Dai. Antonio, cosa stai giocando? Sto giocando senza guardare a SpaceX. Sono troppo preso nel averti trovato. Ciao, come è andata? Come va? Come va? Cosa succede qui? Cosa hai fatto? Allora, qui il solito allestimento e tutto, però io oggi sono veramente felice di farvi vedere. Eccolo là. Cos'è? Questo. È uno dei giochi lavatrice. Questo. Ah no, il Dash of the Go! Mamma, io veramente, da quando l'ho portato a casa non riesco a smettere di giocarci. Dopo mi piace in una maniera incredibile, veramente. Troppo bello. Bene, bene, andiamo a provarlo. Dai, andiamo. Banchetti di gadgets, insopportabili carte di Pokémon che ormai hanno quasi del tutto soppiantato gli altrettanto insopportabili Funko Pop, cosplayer di tutti i tipi e via dicendo. Insomma, niente di più, niente di meno del solito affascinante, sudaticcio e coloratissimo mondo delle fiere del fumetto e dei videogiochi del nostro paese. Eventi in vero ormai un bel po' standardizzati, ma non per questo meno interessanti. Certo, qualcuno potrebbe obiettare che ste cose, vista una, viste tutte. E tutto sommato non sento di dargli del tutto torto. Ma si tratta di appuntamenti preziosi soprattutto per un motivo: servire come punto di incontro per ritrovare gli amici più cari sparsi in tutta Italia, uniti sotto l'insegna delle passioni in comune. Ok, va bene, non proprio tutti gli amici più cari. No, no, basta, basta! Vabbè, no, ho capito! Perché? Vai, fa tranquillo! Basta! Qualcuno ha visto dei pelati? Non so se... Dalle 8 e sto avanzando alle 9. Ed è colpa di Francesco se siamo arrivati a quest'ora, è colpa sua! Basta, non voglio dire più niente, è colpa tua e tutti i ragazzi! È colpa tua, c'è la cosa principale, dov'è Maurizio Pistelli in tutto questo? Lui, che lui mangia le maurelle. Pezzi di cazzo senza pelle. Vabbè, ad ogni modo, c'è una cosa che chi guarda questi miei video sulle fiere del fumetto mi chiede spessissimo. Ma c'è effettivamente chi vende retro games? E i prezzi come sono? Beh, le occasioni di comprare qualcosina le trovi sempre, anche se spesso e volentieri i prezzi fanno spavento. E diciamo che non tutti i rivenditori se ne intendono come dovrebbero. Mario World. Inediti approcci da parte di Nintendo al mondo del software per l'ufficio? Chi può dirlo? Per fortuna che c'è gente molto più seria a cui affidarsi ad occhi chiusi. Ecco, quando vedete queste belle facce, state tranquilli e acquistate senza paura.
Per la cronaca, il mio bottino è stato piuttosto limitato, ma era roba che mi serviva. Ovvero Ghostbusters per PS2, che non ricordavo nemmeno fosse uscito in questa versione, una vecchia repro mal ridotta di Turtles in Time per SNES, che mi serve per qualche esperimento, l'Orange Box per Xbox 360, che mi mancava in collezione, e i primi due Pikmin per Switch da regalare al mio pargolo. Nessun acquisto sconsiderato, per fortuna. O purtroppo. E vabbè, fra una partitina, qualche vecchia gloria e l'avvistamento di un'autentica reliquia, gare automobilistiche stradali, il papà e i labirinti, concludo la prima giornata di GameX Carrara strafogandomi di pizzacce unte dal condimento dubbio, insieme a gentaglia ancor più dubbia. Un focaccione, l'uomo focaccina, un viso, un caso. Buonasera, salve. Senti, per cortesia. Ma quattro formaggi. Basta, sono sfatto e satollo. È il momento della nannina. E bam! Via che si riprende! Secondo giorno di GameX Carrara 2024. Dai che il tempo è poco e dopo pranzo devo ripartire. Ci sono cose da fare e gente da incontrare, quindi non perdiamo tempo e facciamo un giretto, va! Ciao Federico, come va? Tutto piacere. Tutto bene? Bene, sì. bene. Diverti. Sì, dai, si trova. Mamma mia, che gente si trova in giro. Va bene, ciao. Ha fatto anche la foto, eh! Era della zampa, anche a te! Sì! Aspettavo! Tutorial come stampare con la Game Boy Printer! In diretta! Purtroppo, capita! Grazie!
Ma il tempo corre via veloce ed è già ora di pranzo. Solo un'occasione per salutare tutti e poi è ora di andare. Ma ci sono ancora alcuni minuti per mangiare qualcosa al volo. Ma proprio letteralmente al volo. In Veneto le chiamano le schie, no? E sono... le schie sono di mare, queste sono le schie di giardino. Aspetta, aspetta, inquadriamo bene. Insetti. Proviamo. Non male. Sono talmente freschi che... tutto proteico, buonissimo, veramente hanno il 50% di proteine, quindi se vai a fare un po' di... Grazie! Raga, per me è stata la prima volta e vi dirò, meno peggio di quanto mi aspettassi, nonostante le mie espressioni da deretano. Non vi dico che ci vivrei, ma... vabbè, la smetto che è ora di andare, va? E così, come è iniziata, la mia trasfertina improvvisata finisce. La strada verso casa mi aspetta e mentre la percorro mi accorgo di star viaggiando insieme agli unici compagni che dovrebbero sempre affiancare il cammino di chi si avventura nel mondo. Stanchezza, sì, ma anche felicità e appagamento. I chilometri lentamente si esauriscono, il giorno si spegne e finalmente casa. E questo era tutto per il mio resoconto sul GameX 2024. Ovviamente ringrazio proprio tutti, dagli amici che ho trovato e che mi hanno accolto, a quanti di voi, cari pazienti, che in un modo o nell'altro mi hanno fermato per una foto o scambiare due chiacchiere. E questa è la cosa più bella di questi eventi, l'unica che importi veramente. Incontrarci, non serve altro. Ecco perché è già pronto il prossimo appuntamento. Un grande ritorno per me, molto molto gradito. Il Levante Four di Bari. Ritorna a Bari Levante Four, la più grande fiera comics in Puglia. Con fumettisti, videogiochi e cosplayer. Incontra gli eroi di Guerre Stellari, gli Avengers e le principesse Disney. Levante Four, 25 e 26 maggio, Fiera del Levante. Info su levantefor.it o sui nostri social. Quindi, pazienti di tutto il sud Italia continentale, riunitevi! Mi troverete a Bari, presso la Fiera del Levante, per tutta la giornata di sabato 25 maggio e durante la prima mattinata di domenica 26. Sabato inoltre, verso le 14 e qualcosa, avrò il piacere di partecipare sul palco ad un talk incentrato sul retro gaming e darò vita al solito consueto appuntamento con il mio tristissimo, ma molto molto sfiziosetto, quizzone, a cui chi vorrà potrà partecipare. Per il vincitore c'è già riservata una bella copia autografata del mio bellissimo e imprescindibile libro Thank You for Playing. Insomma, un'occasione irripetibile che per accendere il barbecue st'estate è ottimo. Bene, con questo è tutto. Un saluto a tutti voi che presenti al vostro Dr. Game e noi ci vediamo al prossimo video. Baciamo le mani, ci vediamo a Bari.